questa volta abbiamo un ospite eccezionale, un ospite d'onore, un ospite singolare, un grande campione del ciclismo che si chiama Francesco Moser, come voi forse potete già riconoscere sui nostri teleschermi. È plurivittorioso, è vero Francesco, sei il primo corridore italiano per numero di vittorie. Sì, questo è un primato che ho fatto mentre correvo, insomma dopo ci sono corse, ci sono quelle più importanti, quelle meno importanti, ma più o meno nel palmarès dei corridori c'è un po' di tutto, insomma non è che ci sono solo corse importanti, ci sono le classiche, le tappe, le corse di un giorno, i circuiti. Sono escluse da questa classifica le corse su pista, per dire il record dell'oro non fa numero. Però precedi Saronni e Cipollini in Italia e in Europa credo che sei il terzo corridore per numero di vittorie, o sbaglio? Sì, dietro a Merckx e Van Looy, che sono due belgi che nel loro tempo insomma dettavano legge. Ecco, io ho corso gli ultimi anni di Merckx quando io ho cominciato, ma era veramente forte. Poi fino al 75 ha fatto risultati Merckx, dopo ha fatto ancora un paio d'anni, ma ha chiuso, diciamo, abbastanza giovane la carriera, 33 anni. Tra tutte le vittorie, qual è quella che le ha lasciato il ricordo più bello? Beh, è sempre difficile fare la differenza, perché le vittorie, ognuna ha la sua storia, i suoi momenti. Se vogliamo dire il Giro d'Italia, certamente è la più importante, perché il Giro d'Italia è una corsa a tappe che dura 3 settimane. Però non è di meno neanche il record dell'oro, il campionato del mondo, le 3 Parigi-Roubaix, il Giro di Lombardia, poi insomma. E poi ci sono anche delle gare magari che l'hai vinta in un momento particolare che ti hanno dato magari anche più soddisfazione, che dipende anche dai momenti. Dopo è chiaro che se si va a livello mondiale contano le corse classiche, contano queste corse qui, e il resto è contorno, perché oggi il ciclismo è cambiato moltissimo rispetto ai nostri tempi con la globalizzazione, non abbiamo neanche più squadre, si può dire, in Italia di prima categoria. Quando correvo io eravamo la nazione che aveva più corridori, più corse e più squadre. Adesso non abbiamo più niente, praticamente abbiamo 2 o 3 squadrette di professional, ma squadre di prima categoria non abbiamo neanche una. Dato che parliamo di vittorie, e io ricordo bene il tentativo del record dell'ora che fu di 151 km, punto 151 metri, e fu battuto il record di Eddy Merckx, se non sbaglio. Poi ci fu un secondo tentativo, 10 anni dopo, credo, se non sbaglio a 44 anni? Sì, il record l'avevo fatto a 33 anni, a 43 anni, che avevo già smesso di gareggiare, il mio record era stato battuto l'anno prima e ho voluto provare a batterlo, sono arrivato vicino, ma forse lì avevamo anche sbagliato un po' la posizione, perché ho voluto copiare la posizione di Aubry, che era una posizione molto strana che poi alla distanza dava problemi, e è andata così, insomma. Certamente se fossi riuscito a battere il record dopo 10 anni sarebbe stato un grande risultato. Certamente sì, sarebbe stato un risultato unico. Smessa l'attività agonistica, credo, se non erro, nel 1988. 88, sì, nell'88 ho finito col record di Stoccarda. Avevo fatto il record indoor a Stoccarda con la bicicletta, con la ruota grande, che era una ruota con 1 metro di diametro. Ecco, questa ruota famosa, no, che era lenticolare, ma era, tra virgolette, ovviamente illegale per quel tempo. A quel tempo non c'erano limiti, poi la Federazione Internazionale ha messo delle regole e sotto certi punti di vista hanno fatto anche dei danni, perché hanno limitato la ricerca, perché il record dell'ora è una corsa che si corre da soli, perciò problemi di sicurezza, di frenate, di equilibrio, insomma uno corre da solo, se casca, casca lui e basta, non è che fa cadere gli altri, no? E invece lì hanno voluto regolamentare tutta una serie di cose,
e addirittura avevano sospeso i nostri record fatti fino a quel momento. Poi è andato avanti per 10-12 anni questo regolamento, adesso l'hanno cambiato e hanno cambiato questo regolamento ammettendo tutte le bici come quelle che ho usato io, però non hanno riqualificato i nostri record, che è veramente una cosa ridicola. Ma quindi questi record sono stati cancellati addirittura? Sono stati cancellati, sono stati sospesi perché hanno detto che erano fatti con le bici tecnologiche e hanno detto che bisogna correre con le bici normali. E infatti il record dell'ora di Merz poi era stato battuto da un certo Sosenka con la bici con i raggi, con tutta la bici normale, che aveva corso con la mia bicicletta che non fornivamo noi, le bici erano bici normali come quelle che si usa su strada. E per alcuni anni ha mantenuto questo modo di correre, ma nessuno correva perché era come andare indietro invece che avanti. Poi finalmente hanno deciso di cambiare il regolamento, ma l'hanno cambiato come hanno voluto loro, e lì ci sarebbe da dargli delle medaglie, ma al contrario. Smessa l'attività agonistica, lei in un primo momento ha fatto il produttore, chiamiamolo così, di biciclette, le biciclette Francesco Moser, che io ricordo benissimo, poi ha smesso questa attività e fa il coltivatore di vini oggi con grande prestigio anche a livello internazionale. Cosa ricorda di queste due esperienze? Come mai ha smesso di fabbricare biciclette? Nel 1976, quando correvo, abbiamo cominciato a fare le bici Moser, e nel 78 tutta la squadra dove correvo io abbiamo cominciato a correre con le bici Moser, e anche il record dell'ora, il Giro d'Italia, la Milano Sanremo e tante altre corse le ho vinte con le bici Moser, insomma. Poi abbiamo continuato a farle fino al 2005, quando sul mercato è entrato i cinesi, i taiwanesi, il carbonio, e sono entrate queste grandi aziende americane e cinesi. Era impossibile fargli la concorrenza, o facevi grandi investimenti e se no eri lì a soffrire, insomma, era come quando insegui nelle corse non rientri mai davanti. E allora ho pensato di chiudere, perché poi è venuta fuori anche la crisi economica, e meno male che ho chiuso, insomma, perché poi non avevo neanche il personale adatto. Noi eravamo su in Trentino e era difficile, perché tutto il polo della bici è nel Veneto, dovevamo continuare avanti e indietro, far le cose, tutto. E ho deciso a un certo punto di chiudere, e avevamo già anche l'attività vinicola, perché mio padre, noi tutti, dal mio fratello Aldo, noi eravamo in 12 figli, più o meno abbiamo tutti lavorato in campagna a fare il vino, fare l'uva e il vino di conseguenza, poi, perché mio padre faceva quello. A un certo punto, quando io correvo ancora, uno dei fratelli, Diego, che ha fatto anche il professionista, quando ha smesso ha voluto cominciare a imbottigliare il vino, perché prima vendevamo l'uva alla cantina sociale. E nel 76 abbiamo cominciato, e poi io ho comprato terra, insomma, e ho comprato un posto che lo chiamiamo il Maso, dove ho fatto la cantina nuova, e lì produco questi vini, chiaramente vini del Trentino, dallo spumante la Gregna, al Teroldego, al Chardonnay, al Traminer, al Moscato, che sono vini prodotti nelle nostre vallate, che poi noi, il Trentino ha poca terra, perché sono tutte montagne, sono nelle vallate più basse, dove, perché l'uva viene fino ai 500-600 metri, poi non è più possibile, allora è veramente limitata la produzione. Ma quel poco che conosco io, è una tradizione di famiglia questa del vino, non per niente lei si trova qui a Macerata oggi in occasione di Overtime, di questo evento, per presentare i suoi prodotti, se non sbaglio. Sì, faremo una degustazione lì vicino al teatro, e ho portato i vini nostri, chiaramente. E sono vini, soprattutto noi produciamo vini bianchi e facciamo questo spumante, il Trento Doc, che fra l'altro il marchio è 51-151 come record dell'ora, perché l'abbiamo cominciato a fare alla fine dell'84, quando è stato l'anno del record dell'ora, perché con degli amici avevamo deciso di fare queste bottiglie e da allora abbiamo continuato a farle. Lei, posso dire la data di nascita, il 19 giugno del 51, e
non voglio fare i complimenti, ma si mantiene in splendida forma e partecipa spesso con i cicloamatori a degli eventi di beneficenza. So che ha partecipato recentemente alla corsa, chiamiamola, dei Sibillini. Ancora seguita a mantenersi in forma praticando ciclismo magari a livello amatoriale? E come trova la collaborazione, la convivenza con i cicloamatori della domenica, così io li chiamo? Ma è un mondo variegato quello dei cicloamatori. C'è chi si accontenta di fare la bici per passatempo, c'è chi vuole fare la competizione agonistica, e lì è un po' più difficile, perché io da quando ho smesso di correre gare vere ne ho fatte poche, poi adesso poi non partecipo alle gare, io vado a queste pedalate non competitive. E, non so, lì abbiamo fatto la Gran Fondo dei Sibillini, domenica passata ho fatto la Trevalli, sabato andrò a fare un'altra pedalata nella provincia di Parma, domenica abbiamo un cronometro a squadre miste dove ci sono corridori in attività, ex corridori, cicloamatori e appassionati, insomma sono delle squadre un po' miste dove si va un po' come si può, ecco. Però immagino che l'avete distribuiti equamente, se no ci sono persone avvantaggiate solo con i campioni e gli altri che arrivano, chi si guarda. No, ma è lì, è questione di allenamento. Ah, là si presentano, ormai è diversi anni che si fa questa gara. Il primo anno l'avevo fatta cercando di andare forte, ma poi ho visto che c'erano delle squadre preparatissime, ho detto no, non è aria questa, no, perché arrivano con le bici da cronometro, con le ruote lenticolari, io vado con la bici normale, insomma. Non... In questi ultimi anni sembrava, o sembra ancora, che siano sorte due stelle Moser, una Ignazio, che in questi giorni possiamo fare un po' di pubblicità, sta al Grande Fratello, no? Lei l'ha visto poco fa quando stavamo dopo pranzo a Civitanova, e Moreno, che sembrava avesse suscitato molte speranze, e che corre con la Stana, con Fabio Aru. E sono tramontate queste stelle, oppure ancora lei ha speranza nel figlio e nel nipote, o se il figlio Ignazio, cioè, ha smesso definitivamente? Ignazio ormai fa delle gare, le reduco un rapporto fisso, che sono delle gare particolari che non fanno parte del ciclismo ufficiale, diciamo, fa queste gare, ne ha vinta anche qualcuna, ma sono gare particolari che vengono fatte in circuiti cittadini, con queste bici senza freni, con rapporto fisso, è un ciclismo all'americana, diciamo, perché questa disciplina è arrivata da Lima, non so il tempo, ma comunque Ignazio credo che non correrà più su strada. Aveva cominciato bene quando era juniores, perché aveva vinto il campionato d'Italia della pista, aveva fatto secondo su strada e faceva risultati, poi veramente ha avuto uno sviluppo fisico che è diventato un po' troppo pesante per la bici, perché ha un fisico imponente. E quando tu superi gli 80 kg in bici è difficile andare in salita, perché comunque poi ha scelto un'altra strada e lui dovrebbe star là a lavorare nella vigna, adesso è lì a fare questo passatempo del Grande Fratello, speriamo che finisca in fretta. E invece l'altro figlio si occupa dell'azienda, la figlia invece ormai ha tre bambini. E Moreno invece, quando è passato professionista, ha fatto grandi cose, da giovanissimo ha vinto subito l'Aiguelia, poi ha vinto della Polonia, ha vinto le Strade Bianche, ha vinto corse importanti, e adesso è un paio d'anni che proprio non fa niente. Dice che ha un virus, speriamo che gli passi, perché veramente ha avuto un cambiamento in negativo incredibile, speriamo che ritrovi lo smalto per essere come prima, perché le qualità ce l'ha, è che bisogna tirarle fuori. Dobbiamo fare un piccolo paragone tra il ciclismo di ieri e quello di oggi. Proprio i corridori, no? Oggi sono accusati di doping e tante altre storie. In passato sembrava un ciclismo più pulito. A lei risulta questo, oppure anche nel passato, io sto parlando degli anni 50, non quando lei correva, c'era qualche cosa, qualche bomba, come così si chiamava in quell'epoca? No, ma qualcosa c'è stato di medicina anche nel passato, però dopo, negli anni 90, sono uscite delle medicine che veramente fanno cambiare la vita ai corridori, se le prendono o non le prendono, e in quegli anni lì c'è stato tutto questo problema. Adesso
ci sono controlli continui e molto seri, che penso che tutto quello che viene fatto secondo le regole. E oggi il ciclismo è comunque cambiato completamente, perché esistono queste 15-18 squadre importanti di World Tour, dove ci sono 30 corridori per squadra, dove fanno tutta l'attività internazionale, poi ci sono le squadre professional, le squadre continental, e in Italia purtroppo non ne abbiamo neanche una di queste squadre World Tour, che se consideriamo i tempi che correvo io, che avevamo le migliori squadre, Merckx correva in una squadra italiana, De Vlaamy correva in una squadra italiana, Van Linden, Sercu, adesso tutti i nomi, Peterson, non so, anche altri corridori che hanno vinto giri e tutto, correvano, anche De Muin correva in squadre italiane, adesso tutti gli italiani vanno a correre all'estero. Io ricordo benissimo che anzitutto mi sembra che il ciclismo di ieri era circoscritto a 5-6 nazioni, Italia, Spagna, Francia. Era europeo, il ciclismo prima era uno sport riservato all'Europa, arrivava qualcheduno raramente dall'estero, e è stato, si può dire, con la caduta del muro che ha cambiato il mondo. Negli anni 90, quando è caduto il muro, è cominciato ad arrivare le squadre dell'est, poi sono arrivati gli americani, c'erano già anche prima, LeMond c'era già quando correvo io, poi è cominciato ad arrivare gli australiani, i sudamericani, adesso ci sono corridori di tutto il mondo, si fanno corse dal Giappone alla Cina, all'Australia, al Sud America, al Nord America, dappertutto, e il calendario è sempre più complicato, perché prima c'era il calendario europeo e basta, adesso c'è il calendario mondiale e è difficile partecipare dappertutto. Una volta, ricordo bene, quando lei correva, gli sponsor, per la maggior parte degli italiani, io non voglio fare pubblicità, la Molteni, la Sanson, Ignis, la Cisgelati, non proseguo, la Gazzola. Tanti erano italiane al tempo, Merckx, l'ho detto prima, De Vlaamy correva con la Brooklyn, io ero con la Sanson, poi c'era De Muin, ma anche Martens aveva corso in Italia un periodo. Ma i francesi hanno sempre corso poco veramente in Italia, ma però gli spagnoli sono venuti a correre anche in Italia. Invece adesso si è ribaltato tutto, siamo tutti all'estero. E qual è il futuro dopo questa stagione di passaggio, probabilmente il futuro del ciclismo sia in Italia che un po' in generale? L'andamento sarà questo, ormai il ciclismo si è globalizzato e si continuerà a correre in tutto il mondo. Adesso finisce il calendario, questa settimana finisce il calendario, diciamo, ufficiale col Giro di Lombardia, come è sempre stato, però ci sarà una corsa in Cina la settimana prossima, per dire. Poi il calendario finirà e a gennaio si ricomincia subito col Giro in Australia, poi si andrà in Qatar, in questi paesi, Dubai, Malesia, Argentina, e si va in questi paesi caldi a correre. Poi febbraio-marzo si ritorna in Europa e la grande apertura, diciamo, è la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo a marzo. Le cronache ci portano spesso, purtroppo, delle tragedie sulla strada, i cosiddetti cicloamatori che sono investiti da macchine e automobili. Io so che voi in Trentino avete una pista ciclabile lunga molti chilometri che vi porta addirittura in Austria, e lei auspica che queste piste ciclabili ci siano dappertutto, in modo che serenamente il ciclista amatoriale può andare in bicicletta senza correre pericoli. Allora, nel 1969, quando io ho cominciato a correre, andavamo a fare l'allenamento per le strade, c'erano poche macchine, molte meno di oggi, però in bici non c'era nessuno, eravamo a Trento, eravamo una trentina di corridori, in tutte le categorie saremmo stati 50-60, molti meno che adesso, parlo del 69. Poi il ciclismo si è evoluto e negli anni 70 è cominciato, diciamo, l'attività dei cicloamatori, che sono aumentati in maniera proprio enorme. Oggi ci sono ciclisti, se per dire, prima donne che andavano in bici non ce ne esistevano, adesso ci sono tantissime donne, anche c'è tutte queste gran fondo, ce n'è una, due, tre, quattro ogni domenica, dove si partecipa in 2-3 mila.
e questo chiaramente comporta problemi sulla viabilità, perché le macchine insomma sono più grandi e sono anche più dure. Se tu vai contro una macchina, che se hai ragione hai torto lo stesso, insomma. E il modo, a parte le manifestazioni, bisogna farle sulle strade, non si possono fare su una ciclabile, no? Noi in Trentino abbiamo tutta la ciclabile dell'Adige, che attraversa tutta la provincia, la regione, fino al Brennero. Poi si può andare praticamente fino a Vienna con la ciclabile da Trento. Un'ultimissima domanda, di stretta attualità, non è una provocazione, ma vediamo che stiamo sempre lì vicino a conquistarci una maglia arcobaleno, mi riferisco a Campionati del Mondo. Cosa pensa, forse è delicata la domanda, di Davide Cassani in quanto commissario tecnico della Nazionale? Ma per vincere le corse bisogna avere i corridori. In questo momento noi non abbiamo i numeri uno per le corse in linea, non li abbiamo, e questo è dimostrato dagli ultimi 10 anni di attività. Cassani cerca di fare quello che può, diciamo che anche quest'anno sono arrivati a fare la volata coi primi, ha fatto quarto Trentin, se avesse fatto il terzo forse sarebbe stato meglio, però... Ripeto, quando tu arrivi con i corridori come il nostro, il campione del mondo che ormai è 3 anni a fila che lo vince, Sagan e Christoph, e poi qualche volta c'è arrivato anche Cavendish, è arrivato Van Avermaet, l'altro che ha vinto le Olimpiadi, insomma è difficile batterli. Bisogna, credo che sia anche un po', come dire, una cosa che arriva a turno, una volta ce l'ha uno, i corridori. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni Nibali che ha vinto il Giro, il Tour, la Vuelta, abbiamo Aru che sulle corse a tappe, non possiamo pretendere di essere i primi della classe dappertutto. Oggi quel tempo lì è finito, perché con la globalizzazione arrivano corridori da tutto il mondo e ci si deve anche un po' accontentare, ecco. Ringraziamo Francesco Moser, che è stato ospite della nostra trasmissione, e le auguriamo anche successo nella sua attività, diciamo, di produttore, che ripeto ancora presenta qui a Macerata i suoi vini, che si chiama 151.151, che è il numero del suo record dell'ora. Sì, questi vini, diciamo che il prodotto principale è il 51-151, che è un Trento DOC fatto con uve di Chardonnay, poi produciamo anche un rosé sempre col Pinot Nero, che è spumante, che per i conoscitori insomma sono spumanti fatti come lo champagne, non c'è nessuna differenza fra il nostro vino e lo champagne, perché sono fatti con le stesse uve, con lo stesso metodo, insomma. Poi dopo ci sono tutti questi vini, adesso come il Prosecco, che vengono fatti in poco tempo, che hanno preso un po' il sopravvento, diciamo, in Italia, perché il Prosecco ormai se ne producono milioni di bottiglie, però è tutta un'altra cosa, ecco. Grazie Francesco e auguri di nuovo.